Bentornati a mie ombre su Immortals Phoenix Rising. Allora, oggi in realtà era in programma il proseguimento della storia, perché come ben ricordate ci eravamo lasciati proprio davanti ad un crepaccio, pronti per buttarci al suo interno e per eventualmente affrontare un'ipotetica idra. Poi scopriremo insieme se sarà così nel prossimo episodio, ma non è questo il punto. Il punto è che quando sono entrato nel gioco proprio per registrarvi quell'episodio lì, e intendo il giorno seguente rispetto al giorno in cui ho pubblicato l'episodio di Atena, mi è apparsa una notifica all'interno del gioco che mi diceva che è partita una missione a tempo. E visto le ricompense, secondo me è una missione abbastanza particolare e che assolutamente va completata. Non so, potrebbe anche essere una missione ricorrente che voi avrete già affrontato, visto che il gioco è uscito da un po' e ci sto giocando un bel po' in ritardo in effetti. Però è interessante, quindi dategli un'occhiata perché di sicuro sarà partita anche a voi. La missione in questione è questa qua, ve la faccio vedere subito. Questo è il primo step, perché dubito che sarà finita qui. Parla con l'aldilà, non credo che basterà parlare per completare la missione. Scordiamocelo. Allora, un omaggio alla famiglia. In una terra molto simile a questa, un altro eroe ha deciso di opporsi all'oscurità. Tutto ciò che faceva era in onore di una persona, sua madre. Solo coloro che sono dall'altra parte possono narrare la sua storia. Parla con l'aldilà. È intrigante, non è che si capisce molto, ma mi intriga. Allora, tempo rimasto 6 giorni, perché è già passato un po' di tempo da quando è partita, e quindi durava in tutto 7 giorni. Voi quando vedrete questo video ne mancheranno sicuramente meno, perché non lo carico il giorno stesso, però insomma 7 giorni, quindi, il che mi lascia presagire o che è una missione difficile oppure lunga. Speriamo non troppo lunga da doverla dividere in due parti. Iniziamo subito. Come vedete, le ricompense sono belle succulenti: 2 capigliature, uno strano ciondolo medaglione, potrebbe anche essere un orecchino in realtà, non lo so, e 250 elettro. Intanto mettiamo segui, vabbè che è qui vicino comunque. E 250 elettro sono davvero tanti. Pensate che una missione settimanale, se fate il tempo migliore, vi dà 165 di elettro, quindi se prendete la medaglia d'oro. Per cui 250 sono tantissimi, il che mi permetterebbero anche di prendere... Ve la faccio vedere. Vuoi comprare qualcosa? Questa spada qui, che ragazzi è stupenda a dir poco, fa parte di un completo, ma già mi accontenterei di prendere la spada perché è fantastica. Vediamo, vediamo, dai. Proviamo a completarla in questo episodio, e se proprio dovesse essere lunghissima lo faremo in due parti, insomma. Però l'importante è iniziarla, perché la voglio fare, la voglio finire. E dunque... dobbiamo parlare con lui. Allora, la storia è sicuramente triste, ma ecco, un po' inquietante, non è che si capisca benissimo, cioè stava parlando di se stesso, perché c'era scritto vittima del demone, comunque l'ultima frase non l'ho capita, ovvero chi sarai quando li affronterai? Bah, mistero. Sconfiggi il Cerbero di un altro mondo, oh mio Dio, scontro boss quindi. Perfetto, scontro boss. Va bene, c'era da aspettarselo, non ci potevano regalare tutta quella roba. Dunque, pozioni ce le ho. Ho potenziato un'abilità che in realtà non credo che ci servirà nel combattimento, perché è quella che avevo già detto di voler apprendere, ovvero quella che ci permette di sollevare massi più pesanti. In questo modo potrebbe velocizzarci alcune fasi nel Tartaro, magari quando dobbiamo spostare cose eccetera. In più,
non solo ci fa spostare cose più pesanti, ma aumenta anche del 50% i danni delle robe che lanciamo. Quindi non è male, non è male. Allora, il Cerbero intanto è qua. Buono. Ah, ci sono anche i massi, tra l'altro. Sarei curioso di vedere quanto li facciamo, ma i massi, volendo, possiamo provarli anche a lanciare dopo. Adesso procederei con un attacco furtivo, siete d'accordo? Un po' di paura, mamma mia. Ti è. 714, non male. Ok, via. Entra nell'area dell'incontro. Non ci sono? No. E ogni tanto mi deve partire quel tasto lì, non so perché. Madonna, guarda. Bisogna stare attenti all'area dell'incontro, perché un'altra volta off cam mi è capitato che sono rimasto per troppo tempo fuori dall'area, anche se mi sembrava di essere vicino. Gli ho rilanciato indietro le palle di fuoco ed è ripartito lo scontro da capo. Quindi bisogna stare attenti a quello. Assolutamente non voglio doverlo ricominciare. Stiamo facendo un bel po' di danni, visto che anche abbiamo potenziato l'arco e le altre armi. Comunque facciamo dei danni decenti, quantomeno. Ma non vorrei scoprire quanti danni ci fa lui invece. Quindi parati, bravissima. Occhio, occhio, occhio. Occhio. Queste le devo parare assolutamente, perché guardate quanti danni gli fa. Via. Cos'è questo? Ok. Non capisco se gliele rilancia 3 o 2. Vabbè, comunque 3 o 2 va bene lo stesso. Proverei anche a colpirlo con l'ascia per tentare di riempire la barra dello stordimento, ma non so se sarà possibile. Forse lo tireremo giù prima e quindi non ci sarà bisogno. Mi andrebbe bene. Oh, via. Grande fosforo, sei il mio migliore amico. Sì, sì, io vado di spada. Niente ascia, niente ascia. Forza brutta e basta. Stardo, via. Quella mossa lì ha tutta l'impressione di one-shottare, tipo. Però spero di non scoprirlo. No. Ma dai. Vai, 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 vai. Oh. Tardo. Sì, 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 sì. Vai. No, 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 no. Beccate questo. Dai, che perisce. E vai. Fatta. Vai, dai. Non male. Ci ho messo poco. Beh, gli abbiamo fatto un bel po' di danni. Ok. Sangue di Cerbero. Sconfiggi la chimera di un altro mondo. Oh, signore. No, non fraintendetemi, non è che mi dispiace. Ok? Però, vabbè, non pensiamoci. Vorrei fare tutto velocemente. Voglio finire tutto in questo video. Un'altra bestia mitologica. Sono pronto. Dai, dai, chimera, dai. Fatti sotto, fatti sotto. Il Cerbero è già perito sotto i miei colpi, sotto la mia spada. Lo sono andato di qua perché credo che sia la strada più veloce. Più che altro speriamo di non dover recarci in zone che ancora non ho esplorato. Bah, dipenderà tutto da quante bestie ci saranno. Se ce ne sono 10, di sicuro ci dovrò andare. Il suo tempio è il luogo dove loro andavano per restituirle il favore. Ah, finalmente qualcosa di sensato. I mortali servono a poco, ma i regali mi piacciono. Ok, nel frattempo ogni tanto parte qualche spiegazione, anche se qui c'eravamo già stati. Allora, questa abilità qui comunque per andare più veloce nel volo è una di quelle che vi consiglio di prendere subito, sin dall'inizio, dalle prime battute di gioco, perché
È troppo utile. L'idea di Atena di mettere il giogo ai buoi per arare aveva aiutato queste fattorie. Il suolo era fertile, i raccolti abbondanti. Mi piacciono queste spiegazioni che ci danno ogni tanto così. Fatto proprio bene questo gioco, dai, veramente. Questo lo prendo, dai. Siamo qui. Oh, eccola lì. Bene. Te, amico, è meglio se scappi, perché qua non è luogo per te. Allora, vabbè, le melagrane non sto a prenderle perché tanto ne ho. Facciamo come prima, sempre l'attacco furtivo. Ci ha portato bene. Oh, oh, ah, ok. Bene. Via, 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 via. Porco Giuda. Oh, oh. Ah, basta stargli lontano. Ok. Speriamo che anche questa chimera faccia un qualche attacco che è possibile respingere, in modo che gli possiamo fare un po' di danni, che altrimenti solo con le nostre forze potrebbe volerci un po'. Anche se gli abbiamo già tolto un po', un po'. Oh mio Dio. Meno male che gli scatti così li fa anche se ha finito la stamina, che sennò sarebbe un po' un problema. Per il momento non sta facendo niente di parabile, eh? Ecco. Ecco, come non detto. A posto, è arrivata la palla di fuoco. Via, 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 via. Oh mio Dio. Sto malissimo, guardate la stamina. Via, 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 via. Dovrei avvicinarmi per recuperarla. Oppure usare le pozioni, però. Oppure parare i colpi. Tipo così. Vorrei avvicinarmi, ma mi fa più paura del Cerbero questa qui, perché è imprevedibile. Via. Vai. Tacca, 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 tacca. Stacca, stacca, tacca, stacca. Tra l'altro. Parata. Potevo... Questa no, questa no. Via. Tra l'altro potevo mettermi l'elmo, quello che aumentava il danno con le bestie uniche, perché questa penso che sia una bestia unica, insomma è un boss, è singolo, quindi qua forse funzionava. Vabbè, ormai, ormai basta con questo alito di fuoco. Para. Bene. E il Cerbero le lanciava tre di palle infuocate, quindi era più facile tirarlo giù. Vabbè, beccati questa. Allora, vai, vai, avvicinati, avvicini. Quando attacca fosforo è il momento giusto per avvicinarsi. Adesso non è il momento giusto per avvicinarsi. Via. No. Stardone. Dai frecce, tornate. Voglio frecce infinite. Alito di flames. Do. Mamma mia, in questi due incontri sono stato impenetrabile, non mi hanno colpito neanche una volta. Sarà finita? Sarà finita? Porta la rosa e la fiala al mausoleo di Zeus. È possibile che sia finita, salvo che dobbiamo appunto riportare la fiala, però il più dovrebbe essere fatto, mio Dio. Ok, dobbiamo andare in una zona mai esplorata. E oh! Tocca farla, non è che posso lasciare la missione qua a metà. Va bene. Tra l'altro bisognerà galoppare perché non abbiamo il viaggio rapido, poco male. È divertente andare a zonzo con la nostra cavalcatura. Qualcuno mi ha chiesto se c'è il cavallo alato da poter utilizzare nel gioco. C'è un Pegaso, ma non credo che voli.
ha le ali, ma non credo che ci permetterà di volare. Almeno credo, non lo so. Però un Pegaso c'è comunque. Là. Ma da 1 a 10 quanto vi sta piacendo sto gioco? A me 11. Veramente uno dei giochi più belli secondo me che ho portato sul canale. Bellissimo. Non smetterei mai di giocarci, veramente. Epico. Allora, vai. Lo ammetto, mi è piaciuta l'idea di Odisseo di dire al ciclope che il suo nome era Nessuno. Dopo essere stato ferito con il cinturone, disse: oh, nessuno mi ha accecato. A volte i mortali sanno essere davvero astuti, vero? Quando Odisseo tornò a Itaca, casa sua era piena di usurpatori che bramavano sua moglie e il suo trono. Ehi, ho capito. Penelope indisse una gara. Per vincere bisognava scagliare una freccia attraverso 12 asce con l'arco del marito. Sì, lì c'era una sfida, va bene. Zeus. Oh, nessuno mi ha accecato. Ok. Va bene. Ci stiamo avvicinando. Là c'è un forziere. Oh signore. Come faccio ad andare di là? Non so se ci arriva, eh. Ma mi sa che è obbligatorio lanciarsi da qui. Temo di sì. Soltanto che se finisco la resistenza a mezz'aria casco di sotto. Vabbè, faremo una cosa, eh. Utilizzeremo la pozione. Ma dai, ci si arriverà. Speriamo. Ho visto una sporgenza, quindi andiamo di qua. Nevica intanto. E vediamo che è una zona inedita. Lasciati cadere. Ok. Bella la zona però. Forza verso questo mausoleo di Zeus. Ok. Negli alberi che luccicano alla base si trova l'ambrosia. Mi basterà tagliarli. E c'è l'ambrosia sotto. Sfida principale completata. Ok, grazie Ubisoft Connect. Expo ottenuta, nuovo livello Ubisoft Connect. Grazie, quindi ho ottenuto delle unità Ubisoft. Ci sono delle ricompense esclusive da prendere con quella valuta lì, quindi più ne riesco ad accumulare meglio è. Allora, qua stiamo procedendo un po' a rilento perché la strada è un po' accidentata. In pratica più tempo per il viaggio che per far fuori le due bestie di prima, ma ci sta, è un open world. Vai. Mamma mia che zona. Bella. Bellissima. Neve. Qua vedo qualcosa. No, tifoni no. Ogni tanto Tifone scatena la sua ira così casualmente, eh? Quindi bisogna stare attenti anche a quello. Mm-hmm.
Fatta? Quindi Zeus ci ha omaggiato di questo medaglione con pietra blu, in teoria. Insomma, questo è il mausoleo di Zeus, statua di Zeus. No opzione di personalizzazione. Grande, l'abbiamo fatta, ragazzi. L'abbiamo fatta, finita, bella, bella. Andiamo a vedere qua. 5% di probabilità di colpire fino a 3 nemici con il fulmine sul colpo. Ah, con il fulmine. Ok. 5% di probabilità di lanciare fino a 3 nemici un fulmine. Niente male. È un bonus perenne. Quindi, ottimo. Ok. Torniamo qua. Diamo un'occhiata a le capigliature. E poi, già che ci sono, prendo anche la spada, così facciamo tutto. Non credevo di farcela in così poco tempo. Però, bene. Non mi lamento, insomma. Dove sono qua? Allora. Vorrei anche cambiare la skin del personaggio, perché questo costume è fantastico. Però sempre vedermi Phoenix con questa pelle da demone fa un po' impressione. Blood of Zeus. Ah, oddio, non è... Oddio, credevo fosse una capigliatura, invece no. E beh, in effetti perché... cioè, pelata c'era già. Non è che dovevamo sbloccare niente. Ok. Sangue di Zeus, quindi... Siamo un po' simili a Zeus? Scusami, Zeus, ma... Ah! Oddio. Con questa skin la faccia rimane così, però. Non... forse non l'hanno pensata questa cosa. Non prosegue. Quindi si interrompe lì. Vabbè, comunque per vedere intanto la faccia, va bene, ci sta. Non è male. Secondo me starebbe meglio forse all'uomo. Va bene, mi tengo questa. E invece un'altra capigliatura è questa. Questa volta è una capigliatura, l'altra non lo era. E questa ovviamente è da donna. Mi rifiuto di credere che sia anche da uomo. Ok. Guarda qua, Blood of Zeus. Bene. No, però... Ripristino. Ok. Perfetto. Prendiamo anche la spada. Già ve la faccio vedere in diretta. Vermes. Qua. Cosa desideri, Phoenix? Ce ne sono di cose belle, raga. Cioè, guardate anche queste ali. Spettacolari. Anche questo. Però... Tra le tre... Questa è quella che mi ingolosisce di più. Sapevo che avevi buon gusto. Ho ancora 200 elettro. Ah. Ok. Non ci posso fare niente però. Andiamola a vedere subito la spada, ti prego. Ho vinto, basta. Perché però qua... Ma scusa. No. Mi stai deludendo. Ma scusa, qui c'ha tutta l'aura di fuoco e qua no? Ma com'è possibile? Non ce l'ha. Ma non ce l'ha. No. Ah, adesso sì. Ah beh, perché quando fa così la fiamma si spegne forse. Non lo so. No dai, è bella. È oggettivamente bellissima. Chiaramente farebbe la sua figura migliore con tutta... Con tutto l'equipaggiamento, però... Ci si accontenta, ci si accontenta. Di sicuro è meglio di quella di prima. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Ci tenevo... a portarvi questa missione extra. Nel prossimo riprenderemo da qua, ok? Quindi io mi teletrasporto direttamente qua, visto che ci sono, e ritorno davanti al crepaccio, dove ci sarà l'idra. Vedremo. Mi raccomando, spoilerate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.